Parola a Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Grazie Manuel per aver ospitato per questa disponibilità di ospitare in questa splendida cornice questa edizione del vertice tra leader dei paesi del sud dell'Unione Europea. Abbiamo già svolto buona parte dei lavori, continueremo più tardi adesso a cena. Io sono particolarmente soddisfatto del clima e anche della concretezza con cui procede il nostro dialogo e della speditezza con cui procede questo dialogo. Peraltro, proprio questo gruppo di paesi ha già dimostrato di essere particolarmente incisivo, ha già dimostrato, se mi permettete di sottolineare, una particolare efficacia di azione, allorché è stato in prima linea nelle settimane scorse per sollecitare una risposta europea tempestiva alla crisi della pandemia. E con questo spirito, quindi, che adesso anche a cena abbiamo già affrontato e continueremo a farlo, ad affrontare le sfide prioritarie dell'agenda europea. Abbiamo una prospettiva molto impegnativa. Dobbiamo lavorare per le misure migliori per la salute dei cittadini, per la ripresa economica, per l'occupazione, coesione sociale e territoriale, e le varie riforme strutturali che renderanno i nostri paesi più forti, più resilienti rispetto alla crisi. Siamo tutti impegnati in questa prospettiva perché è un'opportunità storica per cogliere quindi un futuro migliore e metterlo a disposizione delle nuove generazioni. In particolare, nella prima parte, come è stato già accennato, abbiamo affrontato il tema delle migrazioni e del Mediterraneo orientale. Sul tema delle migrazioni ci siamo ritrovati a condividere molte valutazioni e anche una strategia di azione. Dobbiamo governare come Unione Europea i flussi migratori, non possiamo subirli, non possiamo rimanere sopraffatti dai flussi migratori. Per far questo dobbiamo assolutamente estendere e rafforzare il raggio di azione dell'Unione Europea anche nella dimensione esterna. Dobbiamo creare solide partnership con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori. Dobbiamo intensificare e contrastare i trafficanti di esseri umani. Dobbiamo lavorare per l'elaborazione di meccanismi europei realmente efficaci per i rimpatri. Dobbiamo dotarci di un meccanismo europeo dei rimpatri, come pure dobbiamo dotarci di un meccanismo efficace per la redistribuzione obbligatoria dei migranti. E infine dobbiamo anche, tra gli altri aspetti, fare in modo, sempre a livello europeo, che ci sia piena trasparenza e conformità al diritto internazionale nell'azione di tutti coloro che prestano soccorso in mare e anche delle ONG. Ancora, per quanto riguarda il Mediterraneo orientale, abbiamo affrontato questa situazione nella consapevolezza che le tensioni nella regione sono nocive per tutti ed è nostro compito fare tutto il possibile per porvi rimedio. C'è una crescente preoccupazione, vogliamo assolutamente avviare una spirale virtuosa che allarghi gli orizzonti di dialogo e identifichi soluzioni condivise. Ma il passaggio prioritario, la premessa fondamentale è esprimere forte solidarietà, quindi non solo ideale ma concreta, agli amici della Grecia e di Cipro, a fronte di azioni unilaterali turche. Come Italia, come membri dell'Unione Europea, l'abbiamo sempre fatto, continueremo a farlo anche in futuro. E dunque è importante sostenere le iniziative della Presidenza tedesca dell'Unione Europea e dei vertici delle istituzioni europee in direzione di approcci più costruttivi che affrontino alla radice la vera natura dei contenziosi in atto e possano orientare questi contenziosi verso soluzioni pragmatiche da cui ripartire per rilanciare il dialogo. Affronteremo ovviamente altri temi dello scenario mediterraneo, in particolare la Libia, in particolare il Libano, dove sono stato
proprio ieri l'altro, e da dove ho derivato una serie di elementi di conoscenza diretta che destano anche particolare preoccupazione. L'Unione Europea, se vuole confermare la sua leadership nel Mediterraneo, deve assolutamente recitare un ruolo all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Deve contribuire, anzi promuovere, la definizione di un nuovo ordine regionale che metta al centro la propria credibilità, la propria autorevolezza e anche pervenga una responsabilità condivisa. Un'Europa più forte, un'Europa che sappia recitare questo ruolo di leadership, di attore globale nel Mediterraneo, una risorsa per tutti, per tutte le popolazioni di cittadini che si affacciano alle varie sponde del Mediterraneo, perché l'Europa lavora su quattro pilastri: prosperità, sicurezza, gestione delle migrazioni e ovviamente promozione della società civile e della cultura. Mi permetto di concludere citando uno statista italiano, Aldo Moro, un fine statista che ha segnato la storia del mio paese. Si trova ad affermare: nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa o nel Mediterraneo, perché l'Europa intera è nel Mediterraneo. Ecco, è con questo spirito che l'Italia affronta questo vertice, continua a promuovere questo dialogo. L'Europa in primis, e noi sette paesi della sponda meridionale abbiamo tutto l'interesse, oltre che il dovere storico e l'imperativo morale, di offrire al bacino del Mediterraneo allargato il nostro patrimonio di stabilità, sviluppo e anche, se mi permettete, di capacità di mediazione. Merci beaucoup. Grazie mille.